detto mio padre che se mi sposi ti perdona tutto. Adocci! Nico! Aspetta! Nico! Oh, c'è sempre per forza la polizia! Nico! Adocci! Aspettami! Adocci! Vengo pure a farti andare! Aspetta! Mi dica. Io lo so che lei c'ha molti cazzi, culo, ma mi deve dire una cosa. Che cosa? Voglio sapere perché c'ha tanta paura. Allora, innanzitutto come stai? Bene. Bene. Un po' nervoso. Come mai? E beh, tanto amore mi emoziona un po'. Ma non ti dovrebbe dare nervosismo, ti dovrebbe dare gioia. Sì, ma non hai una gioia di quelle che stringono qui. Quando sono arrivato qua sono rimasto allibito dell'amore nell'Excelsior di Roma, di tutti gli impiegati. Una signora che è venuta, che puliva le camere, mi diceva: signor Milian, lei non sa la felicità che lei ci porta adesso a Roma, che stiamo passando un momento dove la gente non ride più. È una cosa veramente straordinaria. E io ho chiamato, io sono sentimentale, e come questa cosa mi ha toccato molto profondamente, ho chiamato mia moglie e mio figlio a New York, ho detto: sentite, il giorno che io crepo, io voglio essere portato qui, perché io voglio restare sotto questa terra di Roma.